Parte questa nuova puntata di Funny Moon, quest'oggi un'apertura con me e Alessandra. Quanto tempo è che non facevamo un'apertura io e te assieme? Te mai, è la prima volta ragazzi. La prima volta. È la prima volta. Io pure mi ricordavo. Sicura? Sì. Madonna, l'età, come passa il tempo, la vecchiaia. Le rughe, guarda. C'è una lei le rughe, io no, guarda, pizzetto bianco, guarda. Sacco? No, dicono che poi si raddoppia. Si raddoppia, sì. A proposito, pure Fabrizio, io gli sta venendo la barbetta bianca. Si è invecchiato pure lui, si è sposato, si è invecchiato, niente. E questo sai che vuol dire? Che vuol dire? Che tocca trovare nuovi conduttori, che ci sostituiscano, che prendono il nostro posto. Ormai dobbiamo parlare con i giovani, visto, no? Job Act, no? Mi dicono... tocca trovare soluzioni lavorative. Beh, noi siamo disposti ad andare in pensione, giusto? Pagati dai nuovi conduttori, giusto? Mi sembra giusto, cioè se volete venire ci pagate, così noi andiamo in pensione e vi facciamo largo, vi facciamo spazio. E poi piano piano toccherà a voi, mica siamo come il governo, capito? Che stanno lì e ricisciano fuori sempre gli stessi. Non parliamo di politica perché questo è un programma divertente. È serio? Serissimo? No, è divertente il nostro programma, appunto. Quindi. E oggi apriamo dal consueto appuntamento qui a Red Indians 1, che ormai è diventato il palco degli artisti, ormai apriamo sempre qui, appuntamento fisso. Questa location stupenda. Bellissima, anzi sta per iniziare tra poco un concerto, ma non sveliamo nulla perché ogni puntata ne vedrete delle belle, non solo Alessandra. Qui praticamente si esibiscono gli artisti. Gli saranno fannimosi. È vero. Di tutti e di più, anche quelli che sono già famosi si esibiscono, attenzione. Quindi, assolutamente. E noi, per l'appunto, grazie anche al nostro amico Roberto della locanda Red Indian Saloon. Ricordate che si trova a Red Indian Saloon. Perché ve lo ricordiamo? Perché se volete venirci a trovare, potete venire qui tutti i fine settimana, ci troverete con le nostre telecamere. Esatto. Perché ormai ci abbiamo messo la tenda. Sì, la residenza. Esatto, appunto. Quindi, se volete vedere dal vivo la nostra bellissima trasmissione, venite qui a Red Indian Saloon alla locanda. E soprattutto se volete partecipare con noi al nostro programma, a fare i prominanti, a fare i nuovi conduttori, e noi dobbiamo fare il passaggio di staffetta, come si dice, passaggio di consegne. Esatto. Sì. E soprattutto se vi volete esibire, vuol far vedere il vostro talento, far conoscere la vostra musica, le vostre arti a 360 gradi, perché noi non guardiamo in faccia a nessuno, anche chi racconta le barzellette come Ettore, le freddure, le freddure. Sta per partire Funny Moon, quindi dobbiamo dare le ultime info, quelle proprio rapide. Diamo le info. Sì, di solito sono io di là che faccio così, che con la manina. E adesso la fa il nostro? Non lo diciamo, no. È sorpresa. Sì, lo svegliamo alla fine puntata. Sì, chi è? Okay. Sì, lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo. Vi lo facciamo anche vedere. Il telefono. Sì, certo. Lo facciamo vedere, detto così, Ettore. Lasciamo stare. No, facciamo vedere il cameraman. Ok, perfetto. Adesso mi vedete a me e dopo mi vedete di là, quindi anzi non mi vedete di là, quindi siamo ancora in orario che i bambini ci guardano, ricordano. Sì, no. Sì. Se è replica no, perché andiamo dopo la mezza. Sì, quindi. Invece così alle 9:15. Quindi se vedete alle 9:15 ci sarà il bip, no, è mezzanotte, nessun bip, aperti proprio. Bip. Quindi, ricordo le info il numero, al volo. Ricordo il nostro assolutamente numero. Assolutamente sì. 333-333-8693, mandateci un messaggino, diteci, sono un cantante, sono un artista, vi voglio contattare, voglio venire a fare il prominente, voglio venire a fare al posto vostro il presentatore, e noi vi ricontattiamo e vi diciamo di venire qui a Red Indian Saloon. A partecipare con noi a questo splendido programma dove metteremo in luce i vostri talenti. Esatto. E non solo, andate anche su Facebook e... cliccate mi piace, cercate Funny Moon sulla nostra pagina, cliccate mi piace e lì troverete tutte le nostre puntate, tutti i nostri servizi, quindi rimarrete sempre comunque sia a conoscenza di quello che facciamo, non vi perdete nulla, mi raccomando. E soprattutto vi potete anche rivedere. Certo, assolutamente, ogni volta se c'è un servizio che vi è piaciuto, voi lì potete cercarlo e rivederlo tutte le volte che volete, che vi pare. Credo che abbiamo detto tutto, ma ci è rimasta una cosa da dire? No, ci manca anche però la nostra mail, ragazzi, almeno la mail. Se riesco te l'ho preso in castagna. È sempre l'età, sempre perché bisogna avere forze giovani, fresche, vero? Non come noi ormai andati, vabbè tu sei giovane, io me lo so ricordato. Stai per il secondo figlio. No, qua, non è però... vero, sono 4 kg, ma lasciamo stare. 4 kg di bambino, che no, tra un no, po'... No, non è vero, non gli credete, non è vero, ricordiamo la mail, lasciatelo stare, cioè stringi su di me, stringi così almeno è, la nostra mail è info@funnymoon.it. Scriveteci. Però stavolta c'è rimasta ancora una cosa da dire. Sì, la vuoi dire te o la dico io? Dai, dice una volta lui, tanto. Dai. Sommario.